essere fatto un plauso a Luca Formentini e a Nada Forbic per l'idea che ha sì un aspetto di carattere ambientale e di sostenibilità territoriale, ma soprattutto perché ha una visione di quello che è coniugare la bellezza di un paesaggio alla sua valorizzazione sotto un punto di vista sia estetico, ma legando il concetto di agricoltura, turismo e cultura, che ovviamente hanno valorizzato la zona del Basso Garda sia nelle produzioni agroalimentari, ma anche nel far conoscere maggiormente proprio quelle che sono le peculiarità di questo territorio, che sono uniche. E un plauso penso che vada fatto anche alle amministrazioni comunali, quindi i 5 comuni che coinvolgono la zona produttiva del territorio da Lugana, che sono Sirmione, che sono Desenzano, che sono Lonato, che sono Pozzolengo e che è la stessa Peschiera, dove ovviamente ne traggono beneficio da quello che è una valorizzazione, come dicevamo prima, territoriale per quanto riguarda la bellezza che i vigneti ci danno e nell'andare a disegnare anche un territorio, che oggi viene arricchito ulteriormente con la valorizzazione del settore florovivaistico. Io penso che l'idea di utilizzare piante autoctone sia un ulteriore passaggio di crescita anche di carattere culturale nei confronti delle popolazioni che vivono su questi territori, perché vuol dire anche qualità della vita. Il fatto di produrre qua queste piante vuol dire innalzare gli aspetti qualitativi della vita e di benessere, perché vuol dire maggiore qualità dell'aria, quindi ciò che respiriamo, unita a ciò che poi utilizziamo per quanto riguarda l'aspetto più diciamo così gioioso del degustare determinati tipi di prodotti, ma anche ciò di cui poi ci andiamo ad alimentare per tutto quello che è il contesto nell'ambito dell'agricoltura che ci può offrire. E il collega proprio diceva, il presidente Formentini prima, che il consorzio della Lugana in questi anni penso che stia tracciando una linea di crescita, di prospettiva e di testimoniare quotidianamente quanto può essere strategico il comparto agricolo laddove c'è uno sviluppo del territorio. La valorizzazione di questo prodotto, che è diventato punto di riferimento per il settore vitivinicolo italiano, ha dimostrato che anche l'agricoltura può essere sintomatica di sviluppo territoriale. Non per forza ci devono essere altri settori produttivi che abbiamo conosciuto negli anni passati che invece magari hanno consumato territorio. Noi qua ritorniamo a valorizzare il territorio e spostando quella che è l'attenzione da quella che era il settore dell'edilizia al settore dell'agricoltura. E dove c'è reddituità per le imprese agricole si dimostra anche che magari c'è minor consumo di suolo agricolo e quindi il ritorno sull'aspetto della qualità della vita. Ritorno al fatto dell'accordo fra l'associazione florovivaistica bresciana e il consorzio da Lugana, perché ovviamente la valorizzazione con la nuova piantumazione può anche servire in un ambito di educazione scolastica, di un'educazione che viene fatta sulle nuove generazioni, sul far capire quanto sia importante vivere il nostro territorio, ma vivere rispettando il territorio e rispettandolo partendo anche dal lavoro che le amministrazioni comunali possono fare proprio nella gestione del verde, che diventa determinante sì per valorizzare quelle che sono le figure professionali, ma soprattutto, ripeto, per un aspetto educativo sulle nuove generazioni che noi riteniamo strategico per quanto riguarda appunto la crescita e lo sviluppo che la parte bassa del Lago di Garda può avere, che ha avuto, ma che sicuramente può dare ancora grandi risultati nei prossimi mesi e nei prossimi anni. You have